Gentili telespettatori, buona giornata, benvenuti a questo video di Tele Italia. Nicola Zingaretti, segretario del Partito Democratico, incita a un clima di concordia nazionale e la rapidità degli interventi diventa un'ossessione per tutti. Quindi voi capite che comincia a parlare di clima di concordia nazionale perché ha paura adesso che, visti i sondaggi che danno in discesa sia il governo, la fiducia in Conte, il PD e i 5 Stelle, perché finita la fase dell'emergenza sanitaria, gli italiani si stanno trovando con le macerie dell'economia che è distrutta. E quindi lui non vuole essere additato come colui che era al governo quando si è distrutta l'economia, vorrebbe con la concordia nazionale distribuire questo problema agli altri. E poi parla di rapidità degli investimenti che diventi un'ossessione per tutti. Ma la concordia nazionale non c'è stata fino adesso. Perché adesso si vuole la concordia? Beh, prima si è fatto e hanno fatto quello che hanno voluto, adesso che ci sono i problemi vogliono dividere le responsabilità, condividere i problemi. E poi rapidità degli interventi. Ma caro Nicola Zingaretti, sei tu al governo, sei il segretario del PD, il partito che sta governando coi 5 Stelle, quindi rapidità degli interventi diventi un'ossessione per tutti. Ma che stai dicendo? Fino adesso dove sei stato? Ma chi c'era al governo? Ma sei all'opposizione? Quindi la solitudine di chi fa l'impresa, di chi lavora, di chi è malato e di chi studia e degli anziani, donne che rischiano di pagare più di tutte la crisi. Tutto torna incerto perché diseguaglianza non è solo nel reddito, ma si determina in una difficoltà di accesso a servizi e opportunità per tutti. Ma anche queste sono, e queste parole mi sembrano aria fritta, perché non c'è distinzione uomo-donna per la ricerca di un lavoro o per chi ha perso il lavoro. Quindi a me questa cosa che già dicono da un po' che per le donne rischiano di pagare di più la crisi, secondo me non è vero, magari mi sbaglio. E così Nicola Zingaretti dice che si deve rispondere in tre modi. Prima di tutto, emergenza. Fare di tutto per essere presenti e vicini a una condizione di difficoltà che mai nel dopoguerra si era presentata in queste forme e dimensioni. Parliamo di persone che rischiano di avvicinarsi o sprofondare nella povertà o di imprese anche competitive che sono state travolte dagli eventi di mercato generati dalla malattia. Da questo punto di vista molto è stato fatto. Che cosa è stato fatto? Molto? Ma di che cosa sta parlando? Sulla povertà, sugli eventi del mercato? Molto è stato fatto, non si sa di che cosa parli, poi dice concretizzare e far arrivare rapidamente ai destinatari le imponenti risorse programmate in questi mesi è decisivo, deve diventare l'ossessione dell'intero sistema paese. Ma lui dove ha visto queste imponenti risorse programmate? C'è chi è arrivato l'elemosina dei 600 euro, a chi è arrivato il buono spesa da 25 euro, a chi è arrivata la cassa integrazione, a chi è arrivata. Dunque, dove sono le imponenti, risorse programmate in questi mesi? Non lo so. Diventare un'ossessione dell'intero sistema paese. Ma attenzione, vi ripeto, ma chi c'era al governo? Se la cassa integrazione dopo 3 mesi non è ancora arrivata, dopo 3 mesi lui dice deve diventare un'ossessione la rapidità. Ma fino adesso tu dov'eri? Che cosa hai fatto? Ma tu non sei al governo. Cioè, sembra che sta parlando un leader dell'opposizione, ma lui è già all'opposizione. Lui è già fuori con la mente da questo governo perché non vuole essere additato come quello che ha governato durante la più grave crisi economica dal dopoguerra. Poi parla di imparla. Menziona gli investimenti, dice vanno orientati verso un nuovo modello di sviluppo che deve concretizzarsi in chiari obiettivi paese. Digitalizzazione, green economy, università e trasferimento tecnologico alle imprese. Infrastrutture e materiali, semplificazione dello Stato, burocrazia che aiuta e non vieta o ritarda. La riforma fiscale, la lotta all'evasione per ridurre il peso delle tasse su chi più produce e più lavora.
Ridurre il peso delle tasse. A dicembre c'è stata una manovra delle tasse. Aumento delle tasse di 7,1 miliardi a fronte di una riduzione di 2,5. Quindi c'è un aumento netto di 4-4 miliardi e mezzo di tasse. Quindi parla di riduzione delle tasse quando le ha appena aumentate nell'ultima finanziaria. Bah, non capisco realmente. Lotta all'evasione. Ma questo non doveva essere il governo che con dicembre, con la finanziaria, aveva messo dentro una lotta all'evasione che noi umani non avevamo mai visto? Conte doveva recuperare 12-15 miliardi, ma adesso parla ancora di lotta all'evasione e parla di ridurre le tasse. Quindi è ancora una volta aria fritta, aria fritta. Ecco. Poi parla di digitalizzazione, parla di sburocratizzazione, se ne parla dal 1983, quando c'era Bettino Craxi che si parlava di sburocratizzazione. Digitalizzazione, un paese che non è digitale, ma lui è al governo, perché non l'ha fatto prima? Green economy, trasferimento tecnologico alle imprese, semplificazione dello Stato, sì, tu puoi fare tutte queste belle cose, ma se non c'è un'economia, tu puoi semplificare, sburocratizzare, digitalizzare, ma se non c'è un'economia che non è ripartita, che non funziona perché lo Stato non è stato presente, non ha dato degli aiuti economici. Ha voglia di digitalizzare, sburocratizzare, velocizziamo quando non c'è niente da velocizzare perché l'economia è stata distrutta. Quindi anche qui io vedo, mi spiace dirlo, aria fritta. Io vedo aria fritta. Offrire, poi dice, una visione chiara può aiutare ad evitare il rischio di distribuire risorse senza un criterio. Come distribuire risorse senza un criterio? Avete appena fatto due manovre che avete dato soldi per i monopattini, per le biciclette, e mi parli di distribuire risorse senza un criterio. Ma tu dov'eri? Ma tu dov'eri? Ma tu dov'eri? Sei al governo, stai parlando da leader dell'opposizione. E beh, risorse senza criterio. E a indirizzare bene lo sforzo di tutti. Penso anche agli investimenti già programmati e in essere di tante aziende pubbliche intorno alle quali si può generare una vitalità delle imprese positive. Anche qui parole che sembrano aria fritta. C'è paura, sì, ma anche tanta voglia di fare e creatività che deve essere raccolta e incoraggiata. C'è creatività che deve essere raccolta e incoraggiata. Ma che caspita vuol dire? C'è creatività, ma che stai dicendo? C'è creatività, dove l'hai visto? In concreto, quale creatività hai visto? E chi deve raccogliere e incoraggiare la creatività? Parole vuote, aria fritta, anche qui. Ma andiamo a vedere il punto 3, magari c'è qualcosa di realmente concreto. Vediamo un po'. Europa, le scelte compiute e la proposta della Commissione UE sul Recovery Fund non sono solo una vittoria dell'Italia, ma rappresentano l'ennesimo passo in avanti di un protagonismo dell'Europa come grande attore globale. Potremmo dire l'Europa sta riscoprendo una sua missione e questo è molto importante perché rende anche noi più forti nelle competizioni globali. Noi siamo più forti nella competizione globale perché l'Europa ha ritrovato se stesso? Non vi sembra un po' aria fritta? Che avrà voluto dire? Chi lo sa. Per affrontare il futuro è indispensabile un attore politico che realizzi politiche su dimensione continentale. L'Italia deve fare politiche su dimensione continentale. Ma che vuol dire? Aria fritta anche a questo. Le teorie sovraniste si sono confermate sbagliate ed inutili. Quella difesa della sicurezza basata sul nazionalismo, distinguo e odio, si è rivelata totalmente inefficace. Che teorie sovraniste sbagliate e inutili dove alla base c'è l'odio? Ma di che stai parlando? Ma cosa dici? Anche qua, aria fritta. Ma ora anche qui è indispensabile una doppia azione. Vediamo, magari qui c'è qualcosa di concreto, di tangibile. Vediamo, continuare a spingere verso una maggiore coesione e protagonismo europeo. Bisogna spingere verso coesione e protagonismo europeo. Bisogna spingere il protagonismo europeo. Ma che caspita vuol dire? E in secondo luogo, non dispendere in alcun modo l'opportunità unica che si presenta all'Italia. Questa volta non possiamo sbagliare. Ma che stai dicendo? Ma di che cosa parli?
Devi prendere i soldi, prendi i soldi e scappa, quelli gratis? Stai parlando di quello? Forse non c'è chiarezza in quello che dice. E poi aggiunge: è vero che la portata della crisi è enorme, ma la massa di risorse economiche che sono attivate è davvero poderosa. Anche grazie alle scelte europee, decine di miliardi per investimenti e decine per prestiti a condizioni uniche. Ora le risorse vanno indirizzate verso il sostegno ad un modello di sviluppo nuovo che presenti davvero la rinascita di cui tanto si parla, un modello fondato sulla sostenibilità ambientale e sociale. Ma insisto, per fare tutto questo occorre uno spirito nuovo basato sul confronto, il dialogo e l'unità. Confronto che non c'è stato fino adesso con l'opposizione. Dialogo che non c'è stato, unità che non c'è stato. Ma di che caspita stai parlando, Zinga? Te lo dico così, in maniera simpatica. Sei simpatico perché ridi sempre, cioè, devi essere anche simpatico mangiare una pizza con Zingaretti, però insomma, dai, a me sembra tutta aria fritta. E questo me lo diceva anche un votante storico del PD che vota PD da 40 anni, diceva: "Ah, Zingaretti, aria fritta", quello che dice è aria fritta, aria fritta. Da quel momento mi è rimasto impresso quell'aria fritta. Aria fritta. Se voi ci pensate, che cos'è l'aria fritta? Niente. Io vi ringrazio per avermi ascoltato, vi invito ad iscrivervi al canale, l'iscrizione è gratuita. Siamo anche in Facebook, nella pagina Tele Italia. Io vi ringrazio e vi auguro buon proseguimento di giornata. Arrivederci.